Il numero 8, perché? A proposito di attributi e di qualità dei numeri, perché queste due linee divergenti danno l'idea della divisione. Quindi è una qualità di tutti i numeri pari quella di essere divisibili, e questa è una banalità nella nostra esperienza empirica. Se ho due oggetti, uno e uno, li divido in parti uguali, se ne ho quattro altrettanto, se ne ho sei altrettanto e così via all'infinito. Quindi la divisibilità è una caratteristica di numeri pari in tutte le culture matematiche del mondo. Però per i cinesi era qualcosa di più, non era soltanto una questione di quantità degli oggetti, perché i cinesi hanno sovrapposto a questa divisibilità del numero la ricettività del numero stesso, perché se io una cosa la posso aprire per dividerla in due, vuol dire che ci posso infilare qualcosa nel mezzo. Una cosa unica e indivisibile è una cosa serrata e chiusa nella quale niente può penetrare. Una cosa invece aperta perché divisibile è di conseguenza una cosa ricettiva. Quindi l'attributo del pari, l'attributo del numero pari è l'attributo della ricettività, e questo tornerà anche tra poco quando parleremo degli otto trigrammi. Il numero 8 è quello che più di tutti rappresenta questo attributo, perché tra i numeri singoli ad una cifra è quello più divisibile di tutti, perché da un numero 8 ci posso fare 2, 4, ci posso fare 4, 2, ci posso fare 8, 1, rimangono sempre parti uguali nella divisione più piccola. Il numero 8 è un numero molto importante per i cinesi fino alla contemporaneità. Credo che sia notizia arrivata a tutti quanti che le Olimpiadi sono iniziate alle 8 e 8 dell'8 dell'8 del 2008. Quindi i cinesi, vedendosi attribuite le Olimpiadi nel 2008, non hanno potuto far altro che approfittare della fortuna di combinare il numero 8, numero propizio, numero di armonia, chiamiamolo semplicisticamente così, con il numero 5, che invece è un numero di buon auspicio, un numero di fortuna. Allora, l'esagramma, la forma dell'esagramma è già di per sé una forma che ripristina l'armonia. Gli amuleti cinesi spesso e volentieri hanno questa forma, anche senza iscrizioni. A volte basta la forma dell'esagramma, è più che sufficiente. Perché la forma dell'esagramma? Perché è considerata la migliore approssimazione tra il cerchio, che è la forma simbolica del cielo, e il quadrato, che è la forma simbolica della terra. Certamente non è l'approssimazione migliore da un punto di vista geometrico, però per i cinesi era più che sufficiente. Quindi era un quadrato che si avvicinava al cerchio, era un cerchio che si avvicinava al quadrato, e quindi una perfetta combinazione tra il cielo e la terra. Qui ci sono tutti gli elementi che ci servono e ai quali adesso, verso i quali procederemo. Quindi c'è quello che viene volgarmente chiamato il simbolo dello yin e dello yang al centro, con questi pesci bianchi e neri, e gli otto trigrammi attorno in maniera radiale, e poi delle scritte che magari non vedete da lontano perché alcune sono addirittura bianco su grigio chiaro, però insomma così l'ho trovato, e dopo ve le illustro chiaramente, che sono la spiegazione degli otto trigrammi e il loro riferimento simbolico. Il re Zhou, iniziatore di un nuovo ordine, ha voluto proporre un nuovo ordine a questa sapienza antica. Quindi lui ha preso qualcosa che esisteva già nella sua tradizione e gli ha dato un ordine che fosse più efficace nel nuovo mondo che si andava creando. Ogni tanto la storia cinese, dalla storia cinese emergono questi personaggi che sono un po' il Napoleone della situazione, che dicono adesso cambia tutto, adesso cambiamo tutti gli aspetti della società, della cultura, perché questo è un nuovo inizio per il mondo. Così fece anche il re Wen Dei Zhou, e propose questa nuova sistemazione. La cosa più significativa di questa nuova sistemazione, cioè il diagramma del cielo posteriore, è che si trova in alto Li, che viene di solito tradotto come fuoco, e in basso Kan, che di solito viene tradotto come acqua. E vedremo che nel cielo anteriore invece non è così. Però, perché il re Wen Dei Zhou fa questa cosa? Anche lui nel tentativo di riprendere una tradizione antica più autentica. La storia della Cina è fatta di questo. La storia della Cina è fatta di progressi che sono regressi, perché per andare avanti, posso andare avanti soltanto se passo dal passato. Quindi il futuro passa sempre dal passato per i cinesi. E quindi Confucio
propone una nuova filosofia citando il re Wendell Zhou. Il re Wendell Zhou a sua volta aveva proposto un nuovo ordine del mondo riprendendone uno più antico, quindi una continua legittimazione, ma per quello che vi dicevo prima, nel senso che per i cinesi, stante il mito dell'età dell'oro, allora se io voglio ricreare una perfezione nella contemporaneità, la posso soltanto ripescare allora nel passato. E arriviamo al nostro protagonista di oggi, Fuxi. Questo è quello che vi trovate poi nella dispensa. Io, un po' per salvare qualche albero, un po' per altri motivi, ho preparato una dispensa, ma non ho fatto un miliardo di fotocopie, anche perché è una cosa che si può mandare sul computer, per cui ve la farà arrivare Gabriele, ve la tenete sul computer, non serve il cartaceo. Sulla dispensa c'è la parte più discorsiva che mi permetto di raccontarvi io adesso, perché parlando di Fuxi, che forse è ignoto alla maggior parte di voi, si sta parlando di uno dei più importanti eroi culturali della tradizione cinese, forse l'eroe culturale della tradizione cinese. Ogni civiltà ha un suo eroe culturale. Per la nostra tradizione mediterranea è Ercole, per cui la cinese è Fuxi. Non che ci sia un parallelo tra Fuxi e Ercole, naturalmente, per dare l'importanza dell'elemento. Qui ho messo proprio due immagini, ma il mito di Fuxi è complessissimo. Le date sono le date attribuite della storiografia cinese, che è un po' come la storiografia giudaica, biblica, per cui noi la prendiamo per buona, perché i cinesi più volte ci hanno confermato di essere molto ligi nel riportare la loro datazione, anche la più antica. Dico ci hanno confermato perché, come le ossa oracolari che citavo prima, gli scavi archeologici hanno confermato la storiografia classica. Non siamo ancora arrivati a confermare l'esistenza di Fuxi in quelle date, 29°-28° secolo, avanti l'era volgare, quindi stiamo parlando di eoni fa, una sorta di patriarca biblico della nazione cinese. C'è anche chi ha provato a paragonare i patriarchi biblici con questi eroi culturali. Però ecco, non siamo ancora arrivati a testimoniarlo con l'archeologia, però è una figura che prendiamo per buona, anche perché, come ci insegna il nostro maestro, un sistema è giusto in sé, per cui è inutile voler sovrapporre un rigore storico-scientifico a questa tradizione mitografica. Sarebbe come voler sovrapporre un rigido schema anatomico ai meridiani. Sono due sistemi diversi e devono essere ognuno buono in sé. Per cui io lo prendo buono così com'è, nel senso, per i cinesi è esistito ed è esistito in questa datazione. Noi stiamo guardando la cosa dall'interno, dal punto di vista dei cinesi, quindi la prendiamo per buona. Allora, Fuxi, mito di Fuxi, mito enorme che cercherò di sintetizzare. La madre di Fuxi, prendiamola alla larga, la madre di Fuxi apparteneva a un clan, che per la cronaca si chiamava Huaxu, ma lo trovate poi nella dispensa, e veniva dalle terre occidentali. Ora non sappiamo quanto fossero occidentali queste terre, sicuramente non arrivavano ad essere occidentali come noi, però certamente non era il cuore della Cina. I cinesi ci riportano questa vaga idea di un territorio occidentale in cui vivevano delle popolazioni straordinarie, questi Huaxu, i quali sapevano volare, se buttati nel fuoco non si bruciavano, se tenuti sott'acqua non affogavano e così via. Classici attributi fantastici di una popolazione che non si conosce, perché nella lettura scolastica, scientifica di un mito, questa è la chiave. Se io descrivo in maniera eccessivamente fantasiosa una popolazione, vuol dire che non la conosco e che gli attribuisco delle qualità sovraumane. Quindi compenso l'ignoranza con la fantasia. Però la cosa interessante è questa attribuzione occidentale, quindi comunque venivano dalla periferia, perlomeno, dell'ecumene conosciuto dai cinesi. Il mito racconta che un giorno la madre di Huaxu, che a sua volta si chiamava Huaxu,
forse apparteneva al lignaggio principale, alla famiglia reale, a chi lo sa, insomma, questa identità tra il clan e il nome della madre è tutta da spiegare, ma poi ripeto, ci interessa poco, stiamo raccontando un mito. La madre di Huaxu prende la via dell'Oriente, quindi si dirige verso il cuore della civiltà cinese e nel suo viaggio verso Oriente incontra una palude nota come la palude del dio del tuono. In quella palude trova un'orma gigantesca per terra, si cala in quell'orma per la curiosità di vedere quanto fosse grande, quindi un piede dietro all'altro cerca di misurare quanti dei suoi piedini stavano dentro l'orma, e finché faceva questa operazione ebbe una sensazione un po' strana e capì di essere rimasta incinta. Sì, per cui ho le mie studentesse e mi permetto sempre di dire, quindi ragazze fate attenzione a dove mettete i piedi, naturalmente. Allora rimase incinta, ovviamente il padre era il dio del tuono, visto che quel territorio era suo, quindi classica nascita mistica, e nasce questo Fuxi. Fuxi che ha un po' gli attributi straordinari della madre e del clan a cui apparteneva la madre, e un po' gli attributi straordinari del padre, che era niente poco di meno che il dio del tuono. Quindi non soltanto non si bruciava, non affogava, volava, ma comandava anche agli elementi. Per cui veramente una sorta di supereroe. La rappresentazione che vedete di fianco vede Fuxi sulla destra, e chiaramente la parte inferiore del corpo non sono gambe, ma sono le spire di serpente. L'altra che abbraccia Fuxi sulla sinistra, invece, è Nüwa. Nüwa è la demiurga, è la dea creatrice del genere umano secondo la tradizione cinese, dea celeste scesa in terra che avrebbe plasmato l'uomo a propria immagine e somiglianza usando l'argilla del fiume giallo. I due sono considerati fratelli mistici, per cui spesso vengono rappresentati insieme con questa elica, le due spire del serpente che si incrociano sotto, abbracciati, uniti alla vita, in quello che poi sarebbe diventato nella nostra tradizione alchemica il rebis, perché il rebis nella nostra tradizione alchemica è esattamente lo stesso, quindi un maschio e una femmina, l'androgeno, invece di avere le spire del serpente sotto c'è il drago, calpestano il drago, in un cielo costellato di stelle, quindi questo è l'antenato del rebis alchemico. La cosa interessante, perché ci stiamo avvicinando poi al nocciolo della questione, la cosa interessante è che questi due sono invertiti rispetto al rebis, sono invertiti come attributi, perché Fuxi tiene in mano una squadra che rappresenta la misura della terra, la squadra è quadrata, per cui di nuovo quel riferimento al quadrato della terra che dicevo prima. Invece Nüwa tiene in mano un compasso che fa i cerchi, come i cerchi del cielo. Che cosa significa? Significa che nella tradizione cinese più antica la terra era maschile, il cielo era femminile. E questa è una cosa che ritorna anche in altre tradizioni arcaiche. Questi due fratelli mistici si combinano, quindi in una sorta di polarità complementare, e Fuxi diventa il grande benefattore del genere umano. Nüwa lo crea, il genere umano, Fuxi gli dà sostentamento, sia fisico che intellettuale. Fisico, perché Fuxi è legato all'elemento animale. Fuxi avrebbe insegnato agli esseri umani la caccia prima e l'allevamento poi. E anche questo, lo leggerete anche nella dispensa, è molto interessante dal punto di vista degli studiosi, perché i pastori che avrebbero introdotto il cane in Cina venivano proprio da regioni occidentali. Probabilmente tocari o antenati dei tocari, cioè l'unica tribù indoeuropea a essersi mossa verso oriente e non verso sud e verso occidente come fecero gli altri. Introdussero il cane in Cina, che infatti è uno degli attributi di questa divinità o di questo semidio, e ovviamente introdussero la parola, perché che ne dicono i cinesi che si sentono molto autarchici nella loro lingua, la parola cinese per cane è Quan, che è identica alla radice Quen, che è la radice del cane nelle lingue indoeuropee. Per cui Fuxi porta l'elemento animale nella vita dei cinesi come tecnica venatoria e come allevamento, quindi sostentamento, nutrimento. Gli esseri umani imparano a mangiare l'elemento animale e a convivere, ad addomesticarlo.
Però Fushi fa anche un'altra cosa, quindi non lavora soltanto per il nutrimento degli esseri umani, ma lavora anche per il nutrimento mentale degli esseri umani. Perché Fushi avrebbe inventato diverse tecniche di caccia e di allevamento, come dicevo, avrebbe insegnato la cottura delle carni agli esseri umani, che fino a quel momento le mangiavano crude, evidentemente. Ma per dare nutrimento anche alla mente degli esseri umani, avrebbe inventato la prima forma di scrittura. Perché queste linee intere spezzate che abbiamo già iniziato a vedere sarebbero la prima forma di scrittura. Una scrittura binaria, ma non c'è niente di strano, nel senso la scrittura binaria, oggi ci siamo abituati, soprattutto i programmatori del computer sanno benissimo che cos'è una scrittura binaria. Però in epoca storica sono esistite tantissime scritture binarie, quindi non è una novità la presenza di una scrittura binaria in epoca anche così antica. Come si leggesse questa struttura, binaria, non è, questa scrittura binaria non è dato saperlo, perché in realtà anche i cinesi successivi, quindi il re Wendei Zhou e ancora dopo il maestro Kong, presero questi segnetti, queste lineette così come erano e aggiunsero un commento per quella che era già la tradizione sapienziale che accompagnava questi glifi. Per cui come venissero lette come parole o anche semplicemente come venissero usate come parole, per ora non è dato saperlo. Certamente non redigevano la lista della spesa, non scrivevano il diario, erano comunque riservati a una scrittura ieroglifica, geroglifica, quindi sacra in un certo qual modo. La rappresentazione del diagramma ottagonale che ho messo in questo caso è invece quella dello Xian Tian, quindi del cielo anteriore, il cielo prima della manifestazione. E quell'asse principale che prima abbiamo visto segnato come fuoco e acqua, adesso lo ritroviamo come cielo e terra. Le due cose non vanno sovrapposte, quindi non è che il fuoco e il cielo siano la stessa cosa e la terra e l'acqua siano la stessa cosa, perché dopo sono gli stessi elementi di prima, ma in posizione diversa. Ma è quello che dicevamo all'inizio, è questa mobilità degli elementi. Quindi non c'è uno schema fisso, assoluto, rigido, uguale, sempre, comunque, in ogni luogo. Quella è l'impronta iniziale, il Xian Tian, che poi ha cominciato a muoversi nel tempo e nello spazio, assumendo forme come quella dello Hou Tian che abbiamo visto prima. Quindi sono mobili le linee che rappresentano questi elementi, che rappresentano queste potenze naturali, sono mobili le potenze naturali stesse e probabilmente le linee lo sono proprio perché le potenze a cui rimandano lo sono di partenza. Schema. Vediamo se riesco ad inquadrarlo decentemente. Ci sta tutto. Allora, le linee, quelle lineette, andiamo anche qui a destrutturare quelle lineette, perché abbiamo visto, ma non abbiamo ancora detto niente di specifico sugli otto trigrammi. Ora, sugli otto trigrammi, cioè questi. I cinesi li chiamano gua, che siano trigrammi, che siano esagrammi, li chiamano comunque gua. E guarda caso, gua contiene la componente delle ossa oracolari, per cui anche nella lingua cinese c'è un'evidenza innegabile del fatto di come questa pratica abbia una qualche connessione, magari non è la diretta discendente, ma sicuramente ha una qualche connessione con le pratiche oracolari osteomantiche delle dinastie precedenti e più antiche. Quindi noi di solito vediamo questo, questi otto segni. Kun, Gen, Kan, eccetera, eccetera, che di solito vengono associati, ma lo rivedremo, Kun alla terra, Gen al monte, Kan all'acqua, Xun al vento, Gen al fulmine, Li al fuoco, Tuei al lago, Qian al cielo. Ma dopo c'è uno schema riassuntivo. Da dove emergono questi otto trigrammi? Emergono da qui. Emergono da quelli che si chiamano i quattro fenomeni, Si Xiang in cinese. I quattro fenomeni, quindi sono gli otto trigrammi, sono di per se stessi otto pilastri, fondamenti
fondamentali sui quali si regge l'equilibrio armonico, dinamico ed evolutivo di questa realtà naturale manifesta e di cui facciamo esperienza tutti i giorni, ma hanno prima di loro un altro sostegno, che è questo, quello dei quattro fenomeni. La cosa curiosa, che sicuramente incuriosisce noi, ma io poi non vado ad aggiungere altro, è il fatto che questi quattro fenomeni da cui, che generano gli otto trigrammi si chiamano Tai Yin, Shao Yin, Shao Yan e Tai Yan, quindi come le nostre cose. Quindi sarebbe facile ricondurre organi, meridiani, funzioni organiche a questi quattro fenomeni naturali e potrebbe essere anche uno studio da condurre e da portare avanti. Qui li prendiamo senza nessuna declinazione medica, tanto sono esperto io della inesperto io della materia, ma semplicemente da un punto di vista culturale. Quindi il Tai Yin è il massimo della polarità Yin, così come il Tai Yan è il massimo della polarità Yang. Lo Shao Yin è il minimo della polarità Yin, lo Shao Yan è il minimo della polarità Yang. Quindi già per come l'ho detta io adesso è ben diversa da quello dei sei livelli energetici di cui parliamo di solito. A loro volta questi quattro fenomeni derivano da queste, Liang Yi, le due forme che sono Yin e Yang. Però attenzione, perché già chiamare questa linea Yin e quella linea Yang si ritorna all'epoca di Confucio, anzi si va ancora oltre l'epoca di Confucio. Perché i nomi di queste linee, a parte quelli antichi, ma queste attribuzioni dello yin e dello yang, risalgono all'epoca in cui il cosiddetto confucianesimo, abbiamo detto prima meglio scuola dei letterati, divenne dogma filosofico-politico dello Stato, quindi dal secondo secolo avanti l'era volgare in poi. Cominciò una fusione. Ottimo, Eh bene. sì, perché è un altro modo, cioè è un Bene. modo di parlare, di classificare la realtà che suppongo che venga applicato da un lato ai meridiani, ma dall'altra parte a qualsiasi altro fenomeno naturale o umano e cosmico. La cosa che avviene, che io vedo avvenire in Cina, è che in tempi di pace, in Cina c'è quello che loro chiamano la fioritura delle 100 scuole, che è una sorta di proliferazione intellettuale in cui si creano moltissime derivazioni dalle scuole di pensiero principali, spesso in contraddizione tra loro, pur partendo da una stessa radice, pur partendo da uno stesso tronco. Ogni tanto i cinesi poi tentano di mettere ordine. Quindi cercano di far tornare tutto quello che esiste, tutte le diverse scuole, agli stessi principi. Quello che dicevo appunto che è avvenuto dal secondo secolo avanti l'era volgare in poi è questo sincretismo tra quelle che erano allora le due grandi scuole di pensiero cinese, la scuola dei letterati, altrimenti detta confuciana, e quella che potremmo chiamare in senso molto ampio la scuola taoista, perché in realtà i taoisti, non avendo confini nel taoismo, ci sta tutto quello che non è confucianesimo, compreso il confucianesimo stesso, soprattutto a quell'epoca. Per cui nel taoismo ci sono tutte le tradizioni cinesi, tutte le religioni antiche cinesi, sono tutte confluite lì. Il concetto di yin e yang, che di solito viene veicolato dalla filosofia taoista, perlomeno nei testi che arrivano da noi, non è un concetto dei taoisti, è un concetto della scuola dello yin e dello yang, quindi di un'altra scuola che esaurendosi ha passato il testimone ai taoisti. I taoisti hanno preso quello e nel loro calderone ci hanno buttato anche lo yin e lo yang. Poi in quei secoli hanno cercato di far tornare tutto, compreso il confucianesimo. Per cui le categorie che i taoisti avevano assorbito dalle altre scuole filosofiche, misterosofiche, mistiche e quant'altro, poi sono state proiettate sulla società civile, in maniera che a noi oggi sembra un po' singolare, perché questa idea dello yin e dello yang permeava anche la pratica politica. Allora c'erano le stagioni yin e le stagioni yang. Le stagioni yang sono la primavera e l'estate, le stagioni yin sono l'autunno e l'inverno, per cui i premi e le promozioni venivano attribuite soltanto nelle stagioni yang, perché sono stagioni di crescita, mentre le punizioni e le pene capitali venivano comminate ed eseguite soltanto nelle stagioni yin, perché sono stagioni di declino e di decrescita.
L'apparato ministeriale veniva organizzato in maniera stagionale, per cui c'erano quattro grandi consiglieri, come quattro sono le stagioni, e ognuno dei quali aveva tre segretari, perché c'è tre mesi per ogni stagione, per cui tutto doveva ritornare. C'è questa sovrapposizione tra, come dicevo prima, il fisico e il metafisico, ma soprattutto tra il microcosmo dell'uomo e il macrocosmo della natura. Tra i quali, va ben inteso, fin dalle origini, non c'è soluzione di continuità. Nel senso, sotto la dinastia degli Han questa cosa venne esasperata, perché doveva tornare tutto. Quindi le categorie del macrocosmo dovevano condizionare l'organizzazione del microcosmo. Però in realtà è sempre stato così. I mutamenti di cui abbiamo parlato all'inizio. Quindi l'uomo muta, l'esperienza muta, ed ecco perché vado dall'oracolo, per sapere da che parte sta mutando la mia esperienza, ma in realtà muta in un contesto, per cui non sono io che muto in un contesto che sta fermo, è tutto il mondo che muta tutto insieme e io sono soltanto uno dei fenomeni di questa onda di mutazione che interessa tutta la natura. Risalendo ancora, perché oggi facciamo questo processo di risalita, arriviamo a quello che chiamiamo Tai Chi. Quindi questa è una cosa nota, dà anche il nome all'arte di Tai Chi Chuan. Il Tai Chi è la suprema trave. La parola Chi è una parola banalissima, adesso qui è piccolina, poi quando avrete la dispensa la vedrete più grande, ma è la stessa che c'è qui. Ha la componente del legno sulla sinistra, è proprio un elemento architettonico, è la trave maestra. Quella su cui si appoggiano tutti gli altri travetti, per cui è quella che tiene su tutto. Il Tai Chi viene considerato questo per i cinesi, l'axis mundi, quindi il perno attorno al quale ruota tutto il mondo e sul quale poggia tutto il mondo. E tutto questo che abbiamo visto fino ad adesso, che quindi in senso progressivo sarebbe Tai Chi, Yin e Yang, Tai Yin, Shao Yin, eccetera, e poi gli otto trigrammi, tutto questo fa parte del cosiddetto Youji, cioè il mondo manifesto. E prima, Uji, mondo in manifesto. Per cui il cerchio di solito viene usato nei diagrammi daoisti come simbolo del mondo in manifesto, cioè un tutto omogeneo prima della manifestazione. Che cosa abbia fatto scaturire questa manifestazione e di conseguenza la produzione di queste linee fino agli 8 trigrammi e ai 64 esagrammi, ce lo racconta sempre il mito. Perché il tutto omogeneo è diventato polarità yin e yang e poi si è frammentato ulteriormente in 4, 8, eccetera, eccetera, eccetera? Perché lo schema può essere molto complesso. Lo schema, faccio un attimo un salto, può assumere questa natura. Per cui io posso continuare ad aggiungere linee all'infinito. Si aggiungono sopra, in alto, per cui le due linee inferiori, sopra un'altra, si creano dal basso queste linee, come una pianta che cresce, le piante crescono dal basso, in effetti. E posso continuare ad aggiungere linee e riempire tutto l'universo conosciuto di multigrammi, quindi non trigrammi, esagrammi, ma poligrammi infiniti. E questo è semplicemente uno schema che porta ai 64 esagrammi. Quindi la produzione può essere infinita di questo mondo manifesto, delle cosiddette Wang Wu, come le chiamano i cinesi, cioè le 10.000 cose, il creato, si direbbe in certe nostre tradizioni. E come ci arrivo? Che cos'è che ha innescato quella polarizzazione? Il mito più antico, non come produzione, ma come soggetto, cioè il mito della creazione del mondo, la cosmogonia cinese, ci dice che fu un suono, una vibrazione a far polarizzare le energie. Quindi era tutto lì, perfetto, e a un certo punto è entrato in risonanza e ha cominciato a girare, usando un'immagine molto semplice, con queste due polarità, che nella tradizione più antica erano l'acqua e il fuoco e poi sono state strutturate in altre simbologie.